È da giorni che sto studiando questo piano, perché Locchino è stato imprigionato al posto mio. Devo liberare Locchino, perché lo stupido espoliziotto ha scambiato le nostre identità. Ha scambiato l'identità di Locchi e di Locchi. Sono due cose completamente differenti. E non osate dire che Locchino è un bambino immaginario. Locchino esiste davvero! Questo è il piano. Dovremo introdurci dal tombino presso la prigione, per poi risalire nelle fogne, andare dove c'è il water di Locchino e sì, forse farà la pipì, quindi stiamo attenti alla pipì di Locchino. Una volta raggiunta la superficie dovremo prendere Locchino e salire su e scappare dall'entrata principale. Oggi ci introdurremo nella prigione di Stato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina. La telecamera, l'altra telecamera, dobbiamo stare attenti, dobbiamo aspettare che questa giri e ho visto che sono sincronizzate. Quando questa gira noi possiamo scappare, quella lì è girata, quindi possiamo andare dentro il tombino veloce, veloce, veloce che ci sta guardando. Oh, ok, che schifo, meno male che questa è acqua pulita, ma quella lì gialla, no, voi magari la vedete verde perché c'è il filtro azzurro, quindi è verde. Ho camminato su uno scheletro. E allora adesso dobbiamo solamente capire qual è l'entrata da cui dovremmo risalire. Questa o quella? Non lo so. Poliziotta sexy! Ciao, bentornata! Tra l'altro abbiamo rubato la sua testa. Vabbè, poi ve lo spiego. Vorrei stare ancora qui un pochino di tempo a guardare. Mamma, che bella! Vorrei stare ancora un pochino qui a guardarla. Però mi sa che dobbiamo trovare l'entrata per risalire. No, questo è l'espoliziotto! Sta facendo la... Che schifo, sta facendo la cacca! Che schifo, che schifo, che schifo. Ma qua è pieno di scheletri. Chissà quante persone hanno cercato di fuggire da questa prigione. E noi però ce la faremo. Noi ce la faremo. Loro sono scappati dalla fogna, mentre noi scapperemo direttamente dall'entrata principale. E adesso devo introdurmi dentro qua. E per forza questo. No, ti prego. Ah, sì, questa è la pipì di Locchino. La riconosco al sapore. Come faccio a sapere che sapore ha la pipì di Locchino? Ah, che schifo! Ah, no! Questa pipì è stata proprio rilassante. Ok, siamo quasi arrivati. Siamo quasi arrivati, vedo i piedi di Locchino. Aspetta, ci siamo quasi. Sì, ci siamo quasi. Forza, manca ancora pochissimo. Dai, 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 dai. Dai, ecco, ok. Papà, ma cosa ci fai qua? Sono venuto a liberarvi. Ma chi è questo tizio qua? Ma chi sei tu? Papà, lui è il mio amico Sbrizzerino. Esatto, io sono Sbrizzerino. Tu che cosa sei? No, io sono venuto qua a liberarvi, brutto stupido. Qua si sta un po' stretti. Che ne dite se scappiamo? Sì, papà, per favore, scappiamo. Ma scusa, non possiamo uscire da dove tu sei entrato? No, Locchino, perché non vedete la vostra testa? È gigantesca rispetto alla mia. Ho scavato solamente un buco fatto apposta per me. Dovrei riscavare tutta la galleria e ci scoprirebbero. Ragazzi, bambini, siete pronti? Perché dobbiamo uscire dall'entrata principale. Ma papà, ma come facciamo? È pieno di guardie, telecamere. Guardate qui, abbiamo la tessera per uscire dalla cella. Vieni anche tu, Sbrizzerino. Vieni. Ecco qua, bravissimi. Allora, stai più in qua. Ho studiato tutte le planimetrie di questo posto. È pieno di telecamere. Guardate, là ce n'è subito una. Dobbiamo fare attenzione. Indietro. Voi dovete seguirmi, ok? Dovete stare dietro di me. Pian pianino noi riusciremo ad arrivare all'uscita. Ma papà, come hai fatto a prendere la tessera? Locchino. Hai presente la poliziotta sexy? Sì, ho presente. Abbiamo avuto una piccola avventura amorosa. E mentre lei era girata, noi siamo riusciti a prendere la tessera. E adesso io vi libererò. Forza, andiamo. State dietro di me, capito? Dietro. Allora. Dietro! Oh, la telecamera! Aspettate, fermi. Ok, pronti, via. Dentro il bagno, veloci. Sbrizzerino, vai avanti. Vedi se la telecamera ci sta guardando. Ma perché devo andare avanti sempre io a difendere perché tuo figlio? Perché Locchino è stupido, va bene? Ma papà, non sono stupido, sono intelligentissimo, infatti mi hanno imprigionato al posto tuo. Ecco, appunto. Allora, Sbrizzerino, guarda in alto, com'è la telecamera? Sì. Ci sta guardando? È girata verso sinistra. Quale sinistra, la mia o la tua? È la mia, la mia. Ma la mia è diversa. Ci sta guardando oppure no? Aspetta. No. Sì, stiamo solo evadendo da una prigione. Aspetto, va bene. Sta girando un attimo. Ok, possiamo andare. Verso tutti qua. Aspettiamo che giri adesso e andiamo nell'altra sala. Ok, ho progettato tutto. È da giorni che progetto questa cosa. Forza, correte. Sta arrivando il poliziotto, tutti giù.
tutti giù, tutti giù. Pronti. State calmi, state calmi. Lui sta per passare. Ok. Ok, va lì dentro. Dobbiamo studiare tutti i suoi movimenti. Se no, siamo finiti qua. Ok, allora, vediamo un attimo. Qui c'è una telecamera. Voi state bene? Sicuro? Sì. Sta tornando, sta tornando. Tutti giù, tutti giù, tutti giù. Ok. Spriserino, giù. Giù, Spriserino. Ok. Pronti, Spriserino. E mi ha avuto una storta, scusami. Papà, ma perché non mandi me questa volta? No, Locchino, non mando te perché ho paura che tutto il nostro piano vada a farsi... Ok. Spriserino, possiamo passare? Tutti qua dentro, veloce, 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 veloce. La telecamera sta girando, ok? Eccolo lì, ok, 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 ok. Adesso appena passa, noi attiviamo. Ecco, ok, forza, andate, 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 andate. Ok, forza, venite, venite, la telecamera non vi sta guardando. Venite, 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 venite. Ok, aspettate, aspettate, aspettate. Ok, ora, 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 dietro qua dove ci sono i telefoni. Adesso dobbiamo aspettare. Che cosa, papà? Il pullman? No, stupido, l'espoliziotto, stai dietro! Tutti, tutti giù, tutti giù, tutti giù, tutti giù! Ok, forza, forza, correte, 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 correte! Ok, ci sta, ok, non c'è visto, non c'è visto, non c'è visto, è strabico. C'è gli occhietti tutti storti, dietro questo muretto qui. Allora, ora che siamo un po' calmi... Ah, ma viene anche qua! Giù, giù! Giù, 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 giù! Ok, siamo tutti giù, giù, non ci sta vedendo. Ok, Locchino, stai bene? Sì, papà, ma mi sa che sta arrivando. Chi è che sta arrivando? Sta arrivando! Lo spoliziotto! Giù, 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 giù! Oh, oh, aiuta! Ah, questa è la stanza degli interrogatori. Siamo proprio finiti nella loro trappola! E adesso, come facciamo ad uscire di qua? Non lo so, papà. Tu hai detto che avevi il piano studiato da giorni. Oh, sta arrivando! Giù, 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 giù! Ok. Spriserino! Giù! Ok, calma. Adesso, sì, è vero. L'ho studiato il piano. Adesso me lo ricordo. Forza. Dobbiamo aprire qua. Veloci. Veloci, non ci sta guardando. Apriamo qui. L'ultima cosa. Ma c'è la telecamera. Aspettate qui dietro. La telecamera non ci sta guardando. Forza, forza. Dentro qua, dentro qua. Ok, questa è la mensa. Meno male. Ragazzi, qua mi sa che ci sarà il nostro ultimo pasto. Oh, ma riusciamo... sei presentato l'occhino. Ma è carne marcia l'occhino. È quella che mi dà di solito, buona. Poi io è da circa un mesetto che mangio sta roba. Molto buona. Locchino, non è buona. Non è buona per niente. Comunque godetevi il vostro ultimo pasto, perché se ci catturano, per noi è la fine. Però potremmo stare tutti e tre in prigione per sempre. Ah no! Col cavolo! Ah no, sì, col cavolo, sì, certo. Scappiamo, papà, non ce la faccio più. Mi scappa la pipì. Ma siamo stati in bagno fino a 2 secondi fa, Locchino. Ah, va bene, adesso scappiamo, sennò qua ci fai scoprire. Ci sono i sensori di pipì in giro per tutta questa prigione. Ok, allora, Spriserino, sai cosa fare? Forza, vai, vai là, sì, guarda la telecamera. La telecamera, stai guardando? No, vai, 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 vai. Ora? Vai, 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 vai. Corri, corri, fermi, fermi qua, sulla panchina. Ci sono. Fermi, fermi, fermi tutti qua. Non muovetevi, non muovetevi. Ci sta guardando. Locchino, stai bene? Sì, papà, per favore scappiamo, mi scappa la pipì. Ok. C'è l'espoliziotto. Non l'avevo considerato, ma era là. Stava facendo la pattuglia. Esatto. Ok, aspetta, devo andare a vedere una cosa. Sta dormendo, sta dormendo. Ha gli occhi chiusi, ha gli occhi chiusi. Aspetta la telecamera. Forse qua sotto, sotto. Ma allora sotto, non ha più sotto, senso sotto. Nascondersi se lui è quello che controlla le videocamere e sta dormendo, no? Effettivamente c'hai ragione, però non dobbiamo neanche far scoprire che noi siamo scappati. Non dobbiamo neanche farci vedere, perché poi quando scopriranno che... forza! Andiamo, andiamo, andiamo! Devo hackerare il suo computer. Aspetta. E se io muoio? Ok. Allora, attiviamo qui e scappate. Scappate, aspetta la telecamera. Ok, non ci sta vedendo. Nascondetevi dietro qua, dietro il cancello. Non ci deve vedere la telecamera. Forza, Locchino. Siamo quasi riusciti a scappare. Ok, 3, 2, 1. C'è una macchina che ci aspetta, il motore acceso. Forza. Non l'avevo considerato. C'è l'allarme. Forza, salite tutti. Vai, accendiamo il motore. Ok, acceso il motore. Si scappa. Più veloci della luce. Locchino, stai bene lì dietro? Sì, papà, ma aiuto, devo fare la pipì. Non la fare in macchina, che ho appena pulito la moquette. Ok, aprite la porta. Perfetto, parcheggiamo. Sì, abbiamo 5 stelle. Chiudi. Chiudiamo qua il box. Perfetto, ora Spriserino, Locchino, dovete fare una cosa. Prendete la bomboletta gialla. E adesso sì, depingi la macchina e saremo liberi. Okay. Ci si sono tolte le stelline. Ah, macchina gialla. Ce l'hai, ce l'hai. Te leggo.
Ma che state facendo? State giocando a celai? Sì, papà, macchina gialla. Adesso siamo tutti al sicuro. Sbriterino, tu hai una casa o vuoi dormire qua per un po'? No, dormo qua per rilassarmi, bene, vado. Va bene, Sbriterino. Oh, che carino quel ciuccio. Però sono un po' più stupidini l'occhino. L'occhino è la stessa età, ma lui il ciuccio non ce l'ha. Lui ciuccia un'altra cosa.